Cari amici, oggi vi presento un brano di Franz Liszt intitolato Predica di San Francesco agli uccelli. Franz Liszt, comunemente e ovviamente ritenuto il più grande virtuoso del pianoforte, immenso compositore e immenso pianista, tuttavia la sua vita fu sempre permeata da un senso di profonda religiosità. E tanto è vero che dopo gli anni 50 prende gli ordini minori. In questo periodo, soprattutto questo periodo, viaggia molto in Italia, si stabilisce a Roma e lì subisce l'influsso della cultura italiana, i racconti, le leggende, le vite dei santi. È un discorso un po' lungo e complicato da fare, ma è solamente un accenno perché scrive questo brano. La predica di San Francesco, il famoso episodio dove San Francesco cerca di parlare alla natura, viene sopraffatto dalla natura in realtà. Ecco che Liszt scrive questo pezzo mirabile, dove imita il volo degli uccelli, che è questo, eccetera, e sentite quasi un linguaggio pre-debussiano, dà l'impressione delle ali, questo continuo vorticoso girare. E timidamente San Francesco tenta di parlare, l'entrata della voce da sulla quarta o quinta pagina troviamo questo. Questo è l'esordio di San Francesco. Ora, non deve essere sembrare un brano solamente descrittivo. Liszt non vuole descrivere, vuole semmai far capire lo stato d'animo di un uomo di fronte alla natura con la N maiuscola. Perciò questo è un brano naturalmente organico, dove Liszt sfrutta tantissimo queste timbriche, chiamiamole pre-impressionistiche, e veramente, dove veramente dà l'impressione di essere immerso in quella natura con questo dialogo incessante tra appunto gli amici della natura e lui che tenta di parlare. L'armonia, la bellezza dell'uso delle scale esatonali, la sapienza compositiva di Liszt ci fa capire quanto questi musicisti fossero profondi, quanto la loro anima fosse veramente grandiosa. Solitamente nelle biografie si vedono i lati più anche non marginali ma soliti. Per esempio, di Beethoven si parla solo della sordità, ma c'è ben altro, come di Mozart e di Bach, eccetera. Perciò, attraverso la musica, che è il testo che fa fede, è questo, noi dobbiamo ascoltare soprattutto il messaggio sonoro che ci viene dato. Ecco, predica di San Francesco.